Leggere, giocare, toccare le parole grazie al mondo di libri tattili, ma anche rivivere la lettura da protagonista, liberare la fantasia e sprigionare la creatività per favorire connessioni e relazioni. Si chiama Stracciaminaccia ed è il Festival di Letteratura per l'Infanzia che torna per la quinta edizione a Fermignano. L'evento, che si svolgerà dall'1 al 5 giugno, prevede incontri, letture, laboratori, danze e spettacoli nei luoghi più suggestivi della città. Il programma è stato presentato nella Biblioteca Bramante dall'assessore agli eventi e politiche educative Monica Scaramucci, dall'assessore alla cultura Ubaldo Ragnuni e dalla direttrice del festival Alice Toccacieli. L'amministrazione comunale di Fermignano ha investito molto in questi anni in questa iniziativa perché ha questo spazio rinnovato della biblioteca comunale che deve vivere attraverso queste iniziative. E rivolgersi a un pubblico di 0-6 anni significa rivolgersi a tutta la cittadinanza, perché tutti siamo genitori di alcuni bambini, oppure nonni, oppure babysitter, oppure zii, e sappiamo quanto sia importante leggere con loro e vivere con loro l'esperienza del libro, che parte dalla manipolazione a 0 anni fino alle prime letture degli adulti per i bambini che l'accompagnano durante la notte affinché possano essere sereni, fino alla lettura individuale e personale e critica dei ragazzi. Da anni, infatti, il comune di Fermignano investe in un nuovo modello di promozione del benessere e della salute dei cittadini. Il nostro obiettivo, ha detto Scaramucci, è quello di lavorare per far sì che Fermignano sia una città vivibile e sostenibile, anche grazie ad una comunità accogliente, dinamica e creativa. Per questo, l'importanza di partire proprio dai libri e dalla formazione. Speriamo anche quest'anno di poter avere tanti partecipanti come lo è stato negli altri anni. Abbiamo l'obiettivo anche di aprirci al tutto il territorio, dico io provinciale, perché la sfida è questa. Il Festival Stracciaminaccia nasce a Fermignano, per Fermignano, e poi si è aperto. Infatti la formazione la faremo proprio ad Urbagna, un anno l'abbiamo fatta nel centro congressi di Peglio. Adesso il nostro obiettivo è ancora più ambizioso, cioè aprirci a tutta la provincia. Vogliamo portare le famiglie nell'entroterra, nelle aree interne, per vivere insieme a noi questa esperienza. Il festival prenderà il via mercoledì alle ore 21 con le letture della Buonanotte a cura dei volontari di Nati per Leggere. Il programma completo è consultabile anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. Quest'anno il tema che abbiamo scelto, proprio d'accordo con Francesca Genova, Corpi Narranti. Perché è uscita dalla pandemia, questo discorso dei corpi narranti sicuramente era un discorso che non si poteva aggirare, ci sembrava molto, molto caldo, anche perché allo stesso tempo ogni corpo ha la sua storia e ogni corpo è pieno di molte storie. Ci teniamo molto a che le persone possano avere veramente un momento di confronto, anche generazionale, quindi noi non ci riferiamo solo all'infanzia come età anagrafica, ma anche a ogni bambino, ogni bambina e ogni bambino che abita dentro l'adulto. Saint-Exupéry diceva che ogni adulto è stato un bambino una volta, ma pochi di loro se lo ricordano. E noi siamo anche qui un po' per ricordarci di questo, no? Per avere questa possibilità attraverso i libri di costruire un ponte sia con i bambini e le bambine di oggi, ma anche con il bambino e la bambina che ci abitano. E sarebbe bello se voi poteste venire con noi a farlo.